Buonasera a tutti, sono Antonio Monda e stasera ho l'onore e il grande piacere di dialogare con Mazza Mengiste, una scrittrice che io ritengo straordinaria, ma soprattutto è l'autrice di un libro bellissimo che ho avuto il piacere di leggere recentemente, edito da Einaudi, si intitola Il Re Ombra. È un libro che ha l'ambizione del tutto riuscita di confrontarsi con il mondo eterno dei classici, con il mondo addirittura della tragedia greca. Lo dico non a caso, perché alcuni passaggi fanno intervenire un vero e proprio di coro di donne. Ve ne leggerò un brano che secondo me è di straordinaria bellezza e di straordinaria poesia. Mentre iniziavo a leggerlo, ho avuto per qualche minuto l'idea che potesse trattarsi di un libro che in qualche modo rivedeva Euripide, le Troiane, ma in realtà l'ambizione di Mazza è diversa. Non vuole farci conoscere la storia di donne straordinarie, anche le Troiane, moglie di guerrieri, ma guerriere se stesse. Sono donne guerriere, donne che hanno lottato, che hanno sofferto, che hanno dato la loro vita per un'idea, per la patria, per difendere quello che gli era caro. Dico solo un'ultima cosa e poi vi leggo un brano e inizio l'intervista con Mazza. Il titolo prende spunto dal fatto che c'è un momento in cui l'imperatore dell'Etiopia, Mazza mi correggerà se lo dico bene, Haile Selassie, Sì, si pronuncia così, è così. fugge e quindi si decide di mettere un vero e proprio sosia per tenere da un lato gli etiopi nella convinzione che ci fosse ancora con loro il loro leader e soprattutto incutere timore e rispetto negli invasori. Gli invasori siamo noi, siamo gli italiani. I cattivi di questa storia sono gli italiani, anche se lo dico un po' scherzando, perché una delle cose belle del libro, delle tante cose belle del libro di Mazza, è che non c'è nessun personaggio che sia bidimensionale, il bianco e il nero sono sempre fusi, sia per quanto riguarda gli etiopi, sia per quanto riguarda gli italiani. E mi riferisco in particolare al personaggio di Navarra, che è un soldato dilaniato perennemente dal dubbio. Vi leggo, come promesso, un brevissimo brano e poi farò la mia prima domanda. È un vero e proprio coro, come dicevo. Cantate, figlie, di una donna e di mille, di quelle moltitudini accorse come il vento a liberare un paese da perfide belve. Cantate, figli, di quanti vennero prima di voi, di chi tracciò la strada su cui ora camminate verso più giorni più temperati. Cantate uomini della valorosa Aster e la furiosa Irut e della loro luce accecante su una terra in ombra. Cantate di coloro che non ci sono più. Cantate dei giganti che sopravvivono fra di voi. Cantate di coloro che devono ancora nascere. Cantate. Ecco, è già bellissimo questo brano, ma il finale con il cantate, l'invocazione a cantare comunque, lo trovo struggente, ti faccio i complimenti. Tu hai raccontato che questa storia nasce dai racconti personali, familiari di una tua bisnonna. Se vuoi partire da qua, ci racconti da qui? Sì. Grazie mille Antonio per questa introduzione. Devo parlare in inglese, ma forse alla prossima posso parlare, posso parlare tutto in italiano. See, my great grandmother enlisted to fight in this war against the Italians. She was a young girl and she was living at home with her father and her three brothers. She was married, but she was in an arranged marriage and she was too young to live with an adult man. When Haile Selassie gave the mobilization call for the eldest of every family to enlist in the war, she told her father, "I will go to represent our family." And her father said, "You're too young, and you're a girl. Your husband will go, and I will give him my gun." And my great grandmother, has always, everyone told me she was always stubborn, always had a strong spirit. And she told her father, "No,
that's my gun and I'm going. And I don't know the argument that must have been in that house, because eventually she took her father to court and she sued her father for the gun to go to war. And she won the case in front of the judges. And she left with the gun to represent the family. The most interesting thing about this story, though, Antonio, is I did not know it while I was writing my book. I didn't know it until the book was done. I had heard the stories of my family and of the men, and it wasn't until my last trip to Ethiopia, I extended my deadline to turn in my final draft, and I discovered the story of my great-grandmother. I'll stop there, and we can do the translation, and I can continue. Grazie, Mazza. Allora, nell'attesa che Mazza impari l'italiano, così beh, si lanci con l'italiano, ho l'onore appunto di usare, come dire, di tradurre per voi le sue parole qui oggi. Effettivamente la mia bisnonna sì, è all'origine appunto di tutto, perché cosa è accaduto? Che la mia bisnonna si è effettivamente unita all'esercito per lottare, per combattere nella guerra contro gli italiani. Quando è accaduto questo? Quando la mia bisnonna era molto giovane, viveva a casa sua con tre fratelli maschi, suo padre era sposata, però era troppo giovane per vivere con un adulto e quindi viveva appunto con la famiglia. E quando appunto c'è stata la mobilitazione, Haile Selassie appunto ha chiamato alle armi appunto la popolazione, il primogenito di tutte le famiglie è stato chiamato alle armi. In questo caso la primogenita era la mia bisnonna. E quindi la mia bisnonna ha detto: ok, vado, non c'è nessun problema, vado a combattere. Ma suo padre non era tanto d'accordo, le ha detto: no, assolutamente no, sei troppo giovane e poi sei una ragazza, e quindi al posto tuo andrà tuo marito e darò a tuo marito il mio fucile. Cosa che la mia bisnonna era un personaggio, era una bella tosta, aveva uno spirito indomito, per cui la mia bisnonna non fu tanto contenta di questa decisione, disse: assolutamente no, non se ne parla neanche. E ora io non so che tipo di discussione ci sia stata in casa, ma quello che so è che a un certo punto la mia bisnonna ha portato suo padre in tribunale perché riteneva di avere il diritto di andare in battaglia con il suo fucile, perché quello era il suo fucile, che doveva essere appunto ereditato dal primogenito della famiglia. Ha vinto la causa contro suo padre e quindi finalmente si è unita alla battaglia con il fucile. Ora, la cosa più interessante però in tutta questa storia è un aspetto che riguarda me, e cioè il fatto che io tutta questa storia non la sapevo, anche se riguarda la mia famiglia. Quando ho scritto, per tutto il periodo che ho passato a scrivere il libro, non ero a conoscenza di questa vicenda. Fino a quando ho finito praticamente di scrivere il libro, io di tutto questo non sapevo nulla. Avevo sentito parlare ovviamente nella mia famiglia di quello che era accaduto, ma si parlava sempre di quello che avevano fatto gli uomini, mai di tutto questo. E ho scoperto tutta questa storia soltanto in occasione del mio ultimo viaggio in Etiopia, quando ormai in sostanza il mio libro era giunto all'ultima bozza. Avevo addirittura cercato di estendere un po' i tempi per la consegna finale appunto del libro, e a quel punto scopro questa storia bellissima. Grazie. It makes me think, Antonio, about the why I did not know this story about my great grandmother. While over the many years that I was writing this, I had been going back and forth to Ethiopia. I had told my family about my research. I had told them about my discoveries of women. I had told them I was searching for more women, and no one mentioned my great grandmother. And when I asked my mother finally, why didn't you tell me this? Number one, she said, you didn't ask. But also, I think there is something to say about the places where women tell their stories.
And women tell their stories in the places where women gather, in the kitchen, in the home, not in the classrooms, not in the government offices where history is recorded. So the histories of women don't count as history. They're counted as women's stories. And that was, for me, a really significant discovery. E poi, Antonio, se posso permettermi di aggiungere ancora una cosa, ovviamente mi sono messa a riflettere sul perché fino a quel momento io non avevo saputo nulla di tutta questa vicenda. Ed erano anni che scrivevo questo libro ed ero andata e tornata dall'Etiopia avanti e indietro un sacco di volte. La mia famiglia sapeva che stavo scrivendo questo libro, avevo detto alla mia famiglia che volevo sapere di più, stavo facendo ricerca proprio sul ruolo delle donne, mi soffermavo in particolare sul ruolo delle donne, eppure nessuno mi aveva mai detto niente, finché appunto questa storia è stata fuori, al che io dico a mia mamma: ma perché non mi ha mai detto niente? Insomma, sapevi che stavo facendo tutto questo? E mia mamma mi ha detto: e beh, non me l'hai mai chiesto, e quindi questa è stata la prima risposta. Però c'è un'altra invece considerazione, un pochino su un livello diverso, ovvero il fatto che in realtà penso dipenda anche dai luoghi, i luoghi in cui vengono raccontate le storie delle donne alle donne, ovvero i luoghi in cui le donne si ritrovano. E quali sono questi luoghi? Sono la cucina, sono la casa, raramente sono, non so, le aule universitarie piuttosto che le sale governative, dove si tiene un archivio della storia. Ecco, in questo caso le donne non rientrano in questi archivi storici, sono le loro storie, diventano storie di donne, per così dire. Ecco, questa è stata la cosa che io ho scoperto e che mi ha molto affascinato. Vorrei chiudere questa prima parte con delle parole scritte da Maza nel finale del libro, in alcune note. La storia militare è sempre stata una storia maschile. Ma ciò non è vero per l'Etiopia, non è mai stato vero in nessuna forma di lotta. Le donne ci sono state, noi ci siamo ora. Perfino in una nota, sei sempre potente ed elegante, complimenti. Ti voglio fare una domanda partendo dall'incipit del libro, dalle prime parole. Tu dici: la memoria è raccogliere. È un incipit molto potente, molto forte, ma non credi che la memoria è anche raccogliere carne e farla vivere? All'inizio, when the beginning with memory, I was thinking of the way that this book is a book about memory as much as it is a book about war. It is a book about what we carry with us forward into time. Time is linear, but memory is constantly now. And I think with that line, I wanted to begin to examine an idea of the way that memory is every day a gathering of what we've left behind us to bring forward into the present day. It grows bigger with every day that we exist and excuse me and make new memories. Memory gathers bones in English. Memory sticks to the body and moves forward. And what is in what we think of as the past in time is something that can become very much a part of today because of the way memory works. If I asked you, Antonio, to think of maybe your most memorable moment in life, you may think of something maybe from age 20, but not something that happened yesterday, but that moment can feel like the way it is, the way you feel today. and I think this is what memory of war also, or catastrophes or disasters, those memories we carry forward make our present something that's always part of the past also. We're living through this pandemic, and I think that's also showing us that. I'll stop there. Okay. Dunque, effettivamente questo...
questo, come dire, questo inizio con la memoria, questo riferimento alla memoria è importante, però questo libro non mi riproponevo di scrivere un libro relativo alla memoria. Questo era un libro che parlava della guerra, effettivamente, però più che altro volevo parlare di che cosa noi ci portiamo dietro con il passare del tempo, perché il tempo è lineare, ma la memoria, i ricordi sono costantemente adesso, e quindi mi volevo soffermare sull'idea che la memoria sia una sorta di, come dire, di riunione, di unione di quello che è stato e di quello che è sempre, però anche nel presente, nelle nostre vite. E giorno dopo giorno questa memoria, questi ricordi, la memoria diventa sempre più grande, e ogni giorno ci sono dei nuovi elementi che vanno ad aggiungersi alla nostra memoria. La memoria, come dire, tiene assieme le ossa, si dice anche in inglese con questa espressione, ti si attacca al corpo la memoria, i ricordi sono lì, sono molto presenti, e quindi il nostro passato in realtà è una parte, come dire, il nostro passato evolve per diventare una parte del presente di tutti noi, proprio in virtù appunto della memoria, dei ricordi. Quindi Antonio, ad esempio, se io ti chiedo di ricordarti un evento memorabile della tua esistenza, magari tu non mi dici una cosa che ti è successa ieri, mi parli di qualcosa che è successa 20 anni fa, per dire, che però tu ti porti dietro ancora oggi, per te questa cosa è molto presente. Ecco, la stessa cosa accade nei ricordi che riguardano eventi come può essere un conflitto bellico, come può essere una catastrofe, ad esempio un disastro, qualcosa che ci colpisce molto, noi ce lo portiamo dietro, e in un certo senso il passato va a definire, anche a far parte del nostro presente. E in questo caso, ad esempio, la pandemia ce ne ha dato, ahimè, un ottimo esempio tangibile proprio. Mazza, c'è un famoso e grande romanzo italiano che ha affrontato la guerra in Etiopia. Mi riferisco a Tempo di uccidere di Ennio Flaiano. Vorrei sapere, ovviamente, se lo conosci, e qual è il tuo punto di vista su quel libro. Sì, grazie Antonio. I first read Ennio Flaiano's book, maybe I don't know how many years ago, and I, you know, on first reading, I was moved by the story of. I was reading it as an Ethiopian, and I was very moved at the very end by the father of this Ethiopian girl who had been killed, and how angry he was, and yet how futile he felt his anger and his sorrow was. I was reading it in this way, and I understood the power of the book for Italy in confronting the fascist period. I understood the questions it was asking about complicity, about guilt, about actions that lead to murder, to death, you know, in war. As an Ethiopian, I wish the girl had fought back. As an Ethiopian, I wish that the father had fought back. I wish that more had happened, and it so I, you know, I had all of these emotions while reading the book, even at the same time that I understood the significance in Italian culture and in Italian literature. I think it's a beautifully written book. There's no denying it. But when I wrote my story about Hirut, who is being sexually assaulted in the book, she fought. But she fought because I knew in Ennio Flaiano's book, that girl did not fight enough. And I wanted Hirut to respond to that girl, to show people that there were people who resisted in some way. Thank you.
Effettivamente non so più quanti anni fa ho letto questo libro, però ovviamente l'ho letto, lo conosco molto bene e devo dire che prima di tutto io, essendo etiope io stessa, ovviamente sono stata molto toccata in particolare da un episodio del libro, ovvero quello che accade quando c'è questa ragazza etiope che non riesce a lottare, come dire, a reagire alla morte di suo padre, non riesce a reagire esprimendo, come troviamo nel libro, da una parte la rabbia dovuta all'incapacità di fare qualcosa, nonché alla futilità di questo dolore che prova. E devo dire che in questo caso è anche stato un altro elemento importante che ho notato, è stato quello relativo al peso che questo libro può aver avuto ovviamente per l'Italia, perché ovviamente io, pur essendo etiope, capisco bene che per l'Italia un libro di questo genere porta con sé tutta una serie di considerazioni relative al fascismo, solleva una serie di interrogativi anche difficili sicuramente riguardo alla complicità, riguardo al senso di colpa, ad esempio, riguardo ad azioni che poi portano alla morte in un conflitto bellico, come appunto accade in questo caso. Detto ciò, però, benché ne apprezzi ovviamente questa rilevanza, io come etiope devo dire che avrei voluto che quella ragazza combattesse di più, e anche suo padre avrei voluto che lottasse di più di quello che accade appunto nel libro. E ovviamente le emozioni che questo libro comunica sono tante anche quelle che io stessa ho provato, e ripeto, benché io capisca benissimo quello che è il significato, la valenza di questo libro per la cultura e per la letteratura italiana, e benché ovviamente sia un libro scritto benissimo, non posso sicuramente, saremo tutti d'accordo su questo. Detto ciò, quando poi io ho scritto la mia storia, la mia Hirut, quando subisce questa aggressione dal punto di vista sessuale, beh, cosa fa? Lotta strenuamente, non cerca in tutti i modi appunto di opporsi a questa aggressione, un po' per metterla, come dire, non in opposizione, ma per associarla appunto alla figura di questa ragazza che nel libro di Flaiano non aveva lottato, secondo me, a sufficienza. E quindi la mia Hirut cerca di rispondere, diciamo così, un po' da contrappeso a questa ragazza, come a dimostrare che ci sono anche delle persone che, insomma, sono difficili, insomma, da soverchiare, quindi che sono ossi duri e non mollano facilmente. A commento di quanto ha appena detto così bene Mazza, leggo due brevissimi brani del libro. Il primo dice così: morirai per l'Etiopia, prima ucciderò. E il secondo si parla del fucile come il bene più prezioso. È un libro dove ci sono stupri, esecuzioni, massacri. È un libro di grande violenza, ma nello stesso tempo di straordinaria grazia. Questo è un po' il miracolo che è riuscito a compiere Mazza. Mi colpisce una cosa: siccome è evidente che c'è un elemento molto personale in quello che racconti, non peraltro perché è una storia raccontata dalla tua bisnonna, perché hai scelto la terza persona? Sì, interessante. Good question, Antonio. the third person, because it's for a writer, the third person gave me more flexibility. I wanted to create a voice that sounded omniscient, like the third person could give me, but the chorus could come in and say, actually, this is the way history is being written, but this is not the way it happened. I wanted a voice to mimic the voice of history, not a scholarly voice, but a more ancient voice. And then I wanted, through photographs, or through the chorus, to disrupt that other voice, so that, for example, if Aster
is telling us this is the way it happened, the chorus can say, actually, there's more she doesn't want you to know, but we'll tell you. So I wanted those disruptions in a grand narrative, and I wanted to do that narrative in the third person, the way history is written. Wow. Ottima domanda, Antonio, perché in terza persona è una domanda molto interessante, vediamo un po'. Perché mi verrebbe da dire scrivere in terza persona in quanto autore ti dà più flessibilità. Che cosa intendo dire? Che in un certo senso volevo creare una sorta di voce narrante onnisciente, che cosa che si può fare utilizzando appunto la terza persona. E poi c'è anche il coro che ha una funzione che è quella di, da una parte abbiamo la storia, diciamo, ufficiale, la storia che troviamo nei libri, quella che ci viene raccontata, e poi c'è qualcun altro, un'altra voce appunto, che dice, ma non è che sono andate così le cose in realtà sono andate in un altro modo. E quindi volevo che ci fosse una sorta di emulazione di questa voce, non tanto una voce storica nel senso della una voce accademica, diciamo così, che ci venisse a raccontare cosa accadeva nella storia, ma più che altro una voce ancestrale, per così dire, ed è come se le foto piuttosto che il coro andassero a smentirla, quella voce, chiamiamola ufficiale, storica, appunto, per capirci. Per cui quando c'è Aster che racconta e a un certo punto ci dice le cose sono andate così, e il coro magari a quel punto dice in realtà le cose non sono andate proprio così, Aster vi sta raccontando solo alcune cose, ma ce ne sono altre che Aster si sta tenendo per sé e non vi sta raccontando. E quindi volevo appunto sfruttare la terza persona per creare, come dire, queste opposizioni, questi momenti di rottura che secondo me sono molto importanti per permetterci di capire per andare in un certo senso a smentire, ma anche a precisare la storia con la S maiuscola. Grazie. Senti, ti devo fare una domanda molto scivolosa e molto pericolosa. Uh-oh. Non c'è dubbio che il colonialismo è tutto ciò che è conquista e da condannare, senza esitazione. E attraverso il colonialismo spesso sono arrivate delle civiltà, o meglio, si sono fuse delle civiltà, quelle dei conquistatori e quelle dei conquistati, generando spesso, quasi sempre, una nuova civiltà, delle volte anche grandiosa. Pensa all'Italia. Voglio fare un esempio. Uno strano rumore non sono da via. Pensa all'intero britannico. Sono i due che mi vengono in mente. Ritieni che la civiltà passi inevitabilmente sempre attraverso qualcosa di violento, qualcosa che abuso dell'altro, e nonostante questo abuso si arrivi anche a qualcosa di bello? Ripeto, lungi da me non condannare l'abuso, Sì. You know, that is a question that I have been asked before. Wasn't there something good that came out of this, even with all the brutality? There are two ways to say this, and I'll speak first of the human cost of colonialism and of this war, because what Italians have often said to me is that, well, there are roads now, you know, there are telephone lines that have been built, there are these things that may not have existed. And I think that is what I call a false equivalence. The roads that were built only led from one military camp to another. They weren't meant to benefit the people. And in fact, they're completely illogical if you're trying to get from one town to the other. Even it didn't work well for Ethiopians. Telephone lines, they were already up before the Italians came. They were taken down to destroy communications and then had to be put up again. But the most important thing is, with all the roads and all the bridges that were built, I would gladly
exchange those back for the lives that were lost in the process of war, including some of my relatives. There is a culture that has been in Ethiopia that has been influenced. There's a part of the culture that has been influenced by Italians, of course. You know, we have, I don't know, macchiato now. There are things like that. But I would like to think that that could have happened naturally through a different exchange, because Italian culture is beautiful. And there are many ways that we connect, that Ethiopians and Italians, East Africans, can connect together. But it did not have to be through the war. I think there are other ways to have that communication. So I'm glad you asked the question, because I keep getting asked this. But that's my thought is I'll exchange a bridge for some lives. Thank you. È una ottima domanda anche questa, Antonio, e devo dire che è una domanda che mi è già stata posta anche in passato, ovvero mi viene chiesto, ma non è venuto fuori qualcosa di buono comunque da questa esperienza? Non riusciamo comunque a trovare qualcosa di positivo che salti fuori da tutta questa esperienza? Ci sono, come dire, diversi aspetti da considerare, due in particolare, ma io mi soffermo in questo momento in particolare su quello che è il costo umano del colonialismo, in particolare appunto di questa guerra. A volte gli italiani mi dicono, poi c'erano le strade dopo che sono venuti gli italiani, però dopo c'erano i pali del telefono e avevate tutti il telefono. Secondo me, definisco questa una falsa equivalenza. Che cosa voglio dire? Voglio dire che le strade, sì, sono state costruite delle strade, ma in realtà, se andiamo a vedere, collegavano campi militari e i benefici per la gente, per il popolo appunto etiope, erano abbastanza limitati, anche perché, se mi verrebbe da dire, seguivano una logica un po' caotica queste strade, anzi magari avrebbero potuto essere meno illogiche i ragionamenti che portavano poi a costruire queste strade. Oppure i telefoni. I telefoni, devo dire, le linee telefoniche c'erano anche prima. Poi, quando sono arrivati gli italiani, hanno interrotto le comunicazioni telefoniche, che poi sono state ripristinate, ma in realtà appunto c'erano anche prima. Quindi quello che mi verrebbe da dire è che molto volentieri scambierei, diciamo così, un po' di questi ponti e un po' di queste strade con le vite umane che sono andate perse, vite umane che riguardano anche membri della mia stessa famiglia. E questo mi porta anche però a parlare della cultura, ad esempio, la cultura etiope, che comunque sì è stata influenzata dall'Italia in tanti modi. Non fosse altro, adesso anche noi abbiamo il macchiato, ecco, e quindi effettivamente, adesso a parte gli scherzi, però questo è solo un esempio, però mi viene anche da dire, sarebbe stato meglio che questo fosse avvenuto, questa, come dire, influenza culturale avesse avuto luogo in maniera più naturale, secondo uno scambio che seguisse dei binari diversi. La cultura italiana è sicuramente bellissima e ha molto da, come dire, in comune, ma anche può essere uno scambio molto fruttuoso quello tra la cultura italiana e quella etiope o quella dell'Africa orientale in generale. Diciamo che però secondo me ci potevano essere magari delle opportunità diverse per avviare questo scambio culturale e poi portarlo avanti, che non quello che è accaduto. Devo dire che però questa è una domanda che mi fa sempre piacere affrontare, sicuramente sì, e solitamente quello che rispondo, per ridurlo proprio, come dire, in soldoni, è che volentieri avrei scambiato un po' di ponti con un po' di vite umane. Ci hanno avvertito che abbiamo quasi esaurito il termine, faccio solo due domande. La prima è questa: nel tuo libro tu hai inserito delle fotografie commentate. Ecco, sono anche molto belle, molto utili, fanno vedere, insomma, quel mondo, soprattutto quei personaggi. Ma non ritieni che questo sia sempre qualcosa che in qualche modo tradisca il tuo mestiere, quello di narratrice attraverso le parole? Non credi che sia un segno, come dire,
non voglio dire di debolezza, ma insomma di ibridazione, come si dice, che ha ibridato la tua scrittura con qualcos'altro. So if I understood the question correctly, it's about the photographs and the way that I the photo create an hybrid. Why did you do that? Why did you choose that? Because the photography was a weapon in this war, but it has been a weapon in war since the invention of the camera. The cameras was taken into colonial expeditions, often to create a narrative of the people who were being colonized, so that it could justify the colonization, it could justify the violence, it could justify the expedition as a civilizing mission. And it was no different in the fascist period under Mussolini. He knew what he was doing with films, with visual narratives. As a director, he knew what he was doing, and he would send photojournalists into Ethiopia, into East Africa, to convince Italian people that this invasion was really for the benefit of people who were primitive and uncivilized. It was natural for me then to want to work with photographs in some way, but I did not want them to be physical photographs. I wanted them to be word images, because I wanted the subjects to move inside the frame. And I wanted the subjects to be able to speak back to the narrative that the photographer was trying to establish. I wanted them to have a voice in this. And it's why I used photographs, but I did not use the physical ones. Mm. La fotografia in realtà, secondo me, ha un ruolo importante nelle guerre, ce l'ho avuto anche in passato, anche da quando è stata inventata la fotocamera, appunto, la fotografia è diventata uno strumento con cui si racconta una storia, una storia che mira a giustificare tutta una serie di cose che accompagnano ad esempio il conflitto in Etiopia, la guerra in Etiopia. Giustificare la violenza, giustificare anche soltanto il fatto di lanciarla questo tipo di missione come fosse una missione volta a una missione civilizzatrice verso una popolazione diversa. Mussolini, tutto questo, il fascismo, tutto questo, ne erano assolutamente consapevoli, sapevano qual era l'enorme valore della narrazione visiva di una storia, e tu lo sai benissimo appunto quanto lo stesso Mussolini fosse attento appunto alla narrazione effettivamente di questa storia, e infatti furono molti i fotoreporter, che i giornalisti che facevano foto, che vennero mandati appunto ad esempio in Etiopia per raccontare una storia agli italiani, che li convincesse che in realtà era una buona cosa che gli italiani andassero in questo caso ad esempio in Etiopia, perché andavano a migliorare la vita di un popolo primitivo e di un popolo che non era civilizzato. Quindi devo dire che per me è stato anche abbastanza naturale utilizzare le foto, però ho voluto creare una serie di immagine fotografica senza utilizzare la foto in senso fisico, ma utilizzando delle foto create dalle parole, perché volevo che le persone all'interno di queste foto avessero però la libertà di muoversi all'interno dell'inquadratura, avessero la libertà di rispondere anche da quella foto e di avere una voce, cosa che appunto non accade con una foto fisica, per cui ho fatto ricorso a una foto costituita da parole, non alle foto fisiche. La mia ultima domanda è su un nome che compare di sfuggita nel tuo bellissimo libro, ed è il nome di Memnone o Mennone. Memnone era il re dell'Etiopia e anche della Persia, che secondo la mitologia greca viene in soccorso dei troiani dopo la morte di Ettore e tenta l'ultima resistenza contro gli invasori greci.
Memnone viene ucciso da Achille, viene decapitato. E la sorte di Memnone è tragica, ma a lui sono legate due cose, che era il più bello dei re, dei personaggi che hanno combattuto a Troia, sia tra i greci che tra i troiani, che tra appunto gli etiopi, era famoso per la sua bellezza, ed è legato a un altro fatto, che è scomparso la saga che era relativa a lui, l'Etiopide. Mi chiedo se tutte queste suggestioni, la bellezza assoluta, il guerriero anche se sconfitto e il fatto che non si ricorda più niente perché non esiste l'Etiopide, sia qualcosa a cui ha pensato oppure del tutto casuale che tu lo citi. Thank you for asking about Memnon. When I discovered this story of him, you know, many years ago, finding Memnon in a book, in the Greeks, was the first time that I had read an Ethiopian in any book in literature. You know, coming here to America, discovering Ethiopian in the Greeks, in Homer, was one of the first times I ever recognized any part of myself in any book as a young student. And it captured my imagination. I wanted to bring him alive in this book in some way to give a recognition to that ancient history in which Ethiopians existed also alongside Achilles and Hector and Priam. I wanted to recognize that. And of course, you know, to think of Ethiopians, the way that I remember as a child looking at the way the Greeks would dress, or the Romans, the ancient Romans would dress, and then looking at Ethiopians even in modern day and saying, Mike, we dressed the same. There's a culture there. There's a trade that happened. There's communication that has gone on for millennia. And I wanted my book to recognize that connection that has existed for a very long time. And Memnon came alive in the book. Thank you. È un'ottima domanda, devo dire, e quando ho scoperto, devo dire per me la scoperta effettivamente di Memnon è stata un po' una rivelazione, accaduta diversi anni fa, e a un certo punto io mi ritrovo un riferimento a un etiope in appunto nei classici greci, ed era la prima volta che mi accadeva di trovare un etiope in qualsiasi tipo di libro di letteratura, a maggior ragione appunto un libro di letteratura classica, io che ero appunto etiope ma mi trovavo ovviamente negli Stati Uniti. Insomma, Omero, questo riferimento della letteratura classica ad un etiope, è stato un po' come riconoscere una parte di me stessa per la prima volta appunto in questo contesto letterario, io che ero studentessa appunto all'epoca, per cui mi sono riproposta assolutamente di ridargli vita a questo personaggio che per me all'improvviso così aveva cambiato così anche la mia vita, e dargli anche finalmente il giusto riconoscimento, perché comunque sia, oltre appunto a Priamo, Achille, Ettore, c'era anche Memnone, e quindi io ne ero molto fiera di questa cosa, che ci fosse un etiope anche, per cui devo dire che altra cosa che mi ha sempre affascinato quando studiavo appunto, vedevo le immagini dei da bambina anche di greci, romani, vedevo come si come vestivano, e beh, poi guardavo attorno a me e vedevo qual era la situazione che riguardava gli etiopi, e dicevo, ma qui chiaramente c'è qualche punto in comune, c'è qualche collegamento, perché è ovvio che nonostante i millenni siano passati, è chiaro che ci sono stati dei punti in comune, e quindi volevo proprio soffermarmi su questo, volevo soffermarmi su questi collegamenti, e quindi da qui la presenza di Memnone nel mio libro. Grazie di cuore, è venuto il momento di salutarci, voglio grazie. Ancora una volta congratularmi per questo libro bellissimo, Masa. Grazie mille Antonio. E auguri anche per la pubblicazione italiana. Grazie. Grazie anche a te Sara, e un saluto a tutti gli amici. Grazie a te. Arrivederci. Arrivederci. Buonasera a tutti. Grazie a tutti.